il sistema proporzionale che tu prima ci stavi evocando e più in generale il sistema degli accordi non dà stabilità e possibilità di governo al Paese. Un governo dura come un gatto in autostrada. Allora, poi noi rifletteremo su tutto, come ovvio che sia, ma io sono affezionato all'idea della democrazia per cui un governo dura 5 anni, vince il governo che prende più voti, anche se cioè, va a governare chi prende più voti, senza fare grandi accordi dopo, ma presentandosi prima con un programma chiaro, e quel governo governa per 5 anni. Se poi non è capace, a casa. È altro che potere lungo per tanti anni, al massimo 2 mandati, e poi ci fai il piacere di occuparti di altro nella vita. Questa è la mia tesi. Mi rendo conto che non è una tesi forse maggioritaria nel ceto politico. Io scommetto che sia una tesi maggioritaria tra i cittadini che vogliono stabilità e soprattutto chiarezza. Votano Grillo? Si prendano Grillo. Se voi votate da Raggi, vi tenete da Raggi. Non è un problema, perlomeno. Io, per noi non lo sarà. Non è un problema se si prende Roma, è un problema, ma comunque si prende Roma. Ma se si prende il governo del Paese con quella legge elettorale, la cosa è un po' diversa. Abbiamo opinioni diverse. Grazie. 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 Grazie al Presidente del Consiglio. Mi parlo in casa molto bene. E grazie a Eugenio Scalfari. Grazie mille.